nella prossima puntata. Nella doccia di Singing in the Car c'è... Oh, chi c'è? Sono io! Editore! Fantastico! Aspetta, apri bene che non ci vediamo. Ma buonasera! Buonasera! Ma che meraviglia! Molto bene, tu? Bene, grazie. Senti, ho fatto una bella doccetta calda. Infatti, come volevo chiederti, sei a tuo agio? Sì, 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 assolutamente. L'acqua a posto? Acqua a posto, pulitissima, lo bene. Shampoo ottimo. Ah, c'è un profumo, si sente come idrata bene i capelli. No, io uso tecniche segretissime. Ok, allora... Poi mi dai però... Dopo te le passo. Rettore, dimmi, quando sei a casa, che cosa canti sotto la doccia? È come porti i capelli bella bionda. Giustamente. Se non la canti tu, di Cocchi e Renato? Sì, di Cocchi e Renato, certo. E allora andiamo. Sentiti come a casa tua, mi raccomando. Assolutamente. Vai. Devo chiudere... No, no, non ho tanto aperto. I capelli bella bionda. Come porti alla bella la marinara. Ti porti come l'onda. Come l'onda in mezzo al mare. Come porti i capelli bella bionda. Tu li porti alla bella marinara. Li porto tu li porti tutti come l'onda. Come l'onda in mezzo al mare. Là in mezzo al mare. Poi me ci stanca giù, che fumano, che sembrano delle onde del mare. Là e poi me li raccolgo stanca, e me li taglio tutti. No, li taglio là in mezzo al mare ci stanca minche fumano. Praticamente qua è successo che io non ho mai fatto non mi sono mai tinta i capelli perché la mia mamma da piccola mi diceva lo hai dei capelli bellissimi, non ha senso che tu te li colori, tutti voluminosi. Singing in the car, metti in moto la voce bella che si consumano.